il campo aggregato alla Federazione Milano Gorgo, e con cui noi abbiamo veramente interesse e rapporti di sinergia, perché lo riteniamo il nostro promotore principale nei confronti di chi non ha mai giocato a golf e vuole accedere a questo sport. Ha fatto bene il presidente, che poi mia moglie, ora abbiamo presidente. Mi ha chiesto le firme. Le fate firmare senza ridere. Sì. Quindi io la ringrazio per questa gara importante, perché significa appunto che il corpo dell'arrace è un circo. Voglio dire, il corpo dell'arrace è un circo autonomo, è un circo che ha tra l'altro una sua etica assolutamente, credo, condivisibile, quella di non fare, non è nato per fare soci a basso costo, per quei tipi di soci che vogliono accedere al gioco del golf con una bassa tassa di iscrizione. E questo lo prova nel fatto che al Corpo delle Braccia si accendono come noi solo chi non ha mai giocato al golf. Noi non andiamo a fare concorrenza agli altri campi promozionali, ma vogliamo un campo promozionale che faccia attivazione. Chi si accende al Corpo delle Braccia lo devo dire io. Questo è lo statuto, ora adesso è nave, ecco, per questo presidente. Va bene, allora ti faccio una risposta. Allora, se no ti passo la parola, mi dici che per con questo venga a lui. Stasera dopo la dimensione ci fa piacere se rimanete, perché lo scopo di questa gara era quello di fare amicizia tra i golfisti del Montecatini Golf e i golfisti della Rivaccia, sperando che i golfisti della Rivaccia diventino Montecatini Golf. E con questo quindi è importante far vedere che c'è da parte nostra un rapporto di piena apertura e di pieno gradimento, e quindi dopo alla spero che rimaniate. Proprio che spero non vedono molti del Golf della Rivaccia. Comunque, quelli che ci sono, benvenuti a questo gruppo. Vuoi dire qualcosa? Allora, come da consueto, un omaggio allo sponsor, un omaggio floreale. Scusate, pubblicità, un attimo di attenzione, visto che comunque anche se la gara del Golf della Rivaccia rientra in una gara del nostro ambito, io direi sociale in senso allargato, ma di rapporti di frequenza. Vi voglio presentare il nuovo collaboratore del Montecatini Golf, il segretario sportivo Filippo Civi. Bravo. E devo fare una parentesi, perché Montecatini Golf ha avuto ora circostanza che, anzi, se non vedete più Irene è sempre con noi, è maternità, sta aspettando un figlio e quindi non è tornata. E allora noi abbiamo voluto in questo momento, che ci manca un personaggio, perché non chiamerei neanche personale, un personaggio della segreteria, affiancare a Stella una persona che abbia una competenza più specifica nell'ambito del golf. È una scelta rivolta proprio ai soci, noi vogliamo seguire i soci, vogliamo migliorare il percorso del gioco e soprattutto vogliamo migliorare la pratica a livello di etichetta del gioco del golf. Quindi non abbiate problemi, cercate di essere perfetti nell'applicazione delle regole. In caso contrario, Filippo, che è istruttore della Scuola Nazionale della FIG per arbitri di golf, dovrà per forza non richiamarvi, ma perlomeno richiamarvi e per educarvi al rispetto delle regole. Se vuol dire qualcosa, Filippo, ci fa piacere. Ma sono solo molto contento di essere qua, perché conosco questo campo da quando è nato. Quando ho fatto i primi contatti col presidente gli parlavo di disegno di buche e lui neanche si ricordava, perché erano precedenti. Ho rivisto diverse facce conosciute, quindi sono molto contento. Non me
sbagliate, se dovrò essere a volte antipatico, perché come ha detto il Presidente, poi chi deve far applicare le regole non è mai ben voluto, purtroppo, però fa parte del mio lavoro. Io sono arrivato adesso, non ce l'ho con nessuno, voi non ce l'abbiate con me quando interverrò, se ci sarà l'occasione. E, niente, sono molto felice di essere qua e di aver la possibilità di tornare qua in Toscana. Sono stato via per un po' di anni, dopo aver lavorato per molto tempo a Lugolino e aver avuto vari incarichi in federazione, però insomma essere tornato a casa per me è importante. È la prima settimana che sono qua, però già molte persone mi hanno fatto sentire come a casa, quindi sono ulteriormente contento e spero che lavoreremo bene insieme. Grazie. Con questo, senza, lo voglio precisare, anche se è ovvio, senza nulla togliere la stella, che è il giudice arbitro e sicuramente avrà anche lei da far seguire queste, rispetto delle regole e assistere il gioco. Il fatto che ci sia anche Filippo non vuol dire che Stella da solo non era sufficiente, e ci tengo a dirlo. Vuol dire che Montecatini Golf ha fatto una scelta che vuole la pratica dello gioco sportivo del golf assistita, e Stella da sola deve fare a 20 mansioni in segreteria, anzi è tuttologo in segreteria, sicuramente non aveva il tempo fisico per poterlo fare a pieno. Come una persona che gli può dare una, non che gli può dare, che gli darà sicuramente e darà anche al circolo un contributo dato molto professionale, credo che si possa raggiungere questo obiettivo. Montecatini Golf, giocare col gioco seguito e giocare nel rispetto del gioco. Non vi dico altro e si passa alla relazione. Bravo! Allora, partiamo dal primo NC con 31 Stefano Ennas. Signori, grazie. Mentre vince la terza categoria con un bel 42 Giuseppe Latta. Stella, digli che guardino sempre. Allora, passiamo alla seconda categoria. Secondo letto con 34 Cesare Dami. Claudio Montanari.
Serafino Cinetti. Bravo. Bravo.